Salve a tutti da Andrea Carlo Cappi e bentornati a Magaluf Italian Style, anche se oggi vi porto da un'altra parte, nella vicina località di Paghera, Costa de Calviá, Mallorca. Chi ha detto che da queste parti non c'è la cultura? Sabato 21 aprile, con un paio di giorni di anticipo rispetto al tradizionale Sant Jordi di Barcellona, si celebra a Palma Nova il giorno del libro. E domenica 22 aprile, mentre i britannici si impegnano in strani rituali delle Indie occidentali, mi trasferisco in una località non lontana, Paghera o Peghera a seconda delle edizioni, un po' più ovest sulla costa di Calviá. È l'occasione per parlare di un argomento che sinora abbiamo soltanto sfiorato, il Magaluf Italian Style. Secoli fa questo territorio era teatro delle incursioni del temibile corsaro ottomano Barbarossa, oggi di quelle più innocue di turisti tedeschi. Ma a loro e a tutti gli altri viene proposta questa esperienza gastronomica e artistica dedicata alla cucina e alla cultura maiorchina. Non sono qui per l'arte o per la musica dal vivo dei Caribbean Kings, quanto per due obiettivi precisi. Uno è il fritto maiorchino, uno dei miei piatti preferiti della cucina locale. L'altro è lo stand delle Bodegas Masia Batle, le produttrici di alcuni dei miei vini preferiti di questa zona. Mi sono impadronito di un ottimo rosato del 1856, un rosso dedicato all'anno di apertura delle cantine, e di una bottiglia di Poet, un tinto riserva che la sommelier della casa Masia Batle definisce brutale. Non manca la rappresentanza delle distillerie Jordi Perelliot che producono l'irrinunciabile anice Tres Caires. Insomma, non si può dire che da queste parti non ci sia cultura. Muchas gracias. Thank you so much.